Intervengo anch'io subito dopo il collega di Movimento che ha fatto una ricostruzione esattamente perfetta di quello che accadde sui titoli dei Demeter, ma ancora più sull'attacco da tempesta perfetta al sistema sammarinese. Ora, qualcuno qua ha detto da parte di Libera che abbiamo sempre dovuto lavorare in trincea, perché c'era la volontà di mantenere la tensione alta. Allora, cara consigliera Montimaggi, a me fa piacere che lei oggi dica queste cose e fa piacere tutto sommato anche che ci sia un ordine del giorno, perché vuol dire, proposto da Libera, perché vuol dire che Libera oggi è libera di poter anche toccare certi argomenti che evidentemente non poteva fare quando era maggioranza, per veti incrociati, per tutta una serie di equilibri che poi andrò un po' a ricordare, per tutta una serie di equilibri che prevedevano, e questo ce lo ricordiamo tutti, e qui rendo merito a Morganti che ogni tanto lo tartasso, però Morganti ha sempre difeso questa banca centrale, SSD l'ha sempre difesa questa banca centrale, cosa contraria che ha fatto l'allora alleato di governo, che ha attaccato questa banca centrale. Ora qui non si tratta di fare un matrimonio vita natural durante con chi in questo momento sta gestendo banca centrale, però è necessario fare un'analisi consapevole, storica, di ricostruzione anche storica, e si stanno, cari colleghi, organizzando anche tutti gli organismi in modo tale da avere un'informazione a livello politico di quello che è accaduto come tempesta perfetta negli ultimi 3 anni. Molte volte parte dell'allora maggioranza, oggi opposizione, diceva: noi per i primi 2 anni non ci abbiamo capito niente. Per i primi 2 anni c'è stato l'attacco sconsiderato a istituti bancari sammarinesi, all'istituto bancario sammarinese per antonomasia, Cassa dei Risparmi. Avete chiuso o è stata voluta chiudere un'altra banca, ricordo qua, era il vostro segretario alle finanze, era il vostro eletto in SSD, segretario Celli. Qui, sempre in quest'aula, si è sempre attaccato, ricordate, c'eravamo quasi tutti, anche se si trattava di una commissione finanze, l'attacco indegno che fece il segretario alle finanze alla presenza di Banca Centrale e alla magistratura, ve lo ricordate? Ci sono ancora i video su YouTube. Quindi evidentemente oggi a me fa piacere, ne prendo atto, che Libera sia libera di poter parlare di certe argomentazioni, quando in realtà per veti incrociati o per volontà politica di non volerlo e di non poterlo fare, nel momento in cui si è attaccato il sistema, si è permesso a una squadra di sciacalli finanziari di mettere i propri occhi su San Marino. E poi perché hanno messo gli occhi su San Marino? Perché San Marino geopoliticamente è appetibile per tutta una serie di motivazioni che non sto qui a ricordare, l'ho già fatto nella scorsa legislatura. Ora però io sono il primo che è assolutamente concorde e volenteroso del fatto di dover fare un percorso condiviso su tutte le scelte, con una ricostruzione anche delle pecche che ci sono state in precedenza che ci hanno portato oggi a dover subire una disastrata questione di conti pubblici proprio per la mancanza di coraggio di qualcuno che ha manifestato. Oggi ha detto bene il collega Giovanni Zanzini, che è giovane ma ha una pragmaticità a livello oratorio molto calzante. Si è parlato di lacrime di coccodrillo. Bene, no, le lacrime di coccodrillo sono sempre una conseguenza di non avere un atteggiamento coraggioso di difesa di quello che si ha. Questo, negli ultimi 3 anni, soprattutto i primi anni della scorsa legislatura, ha palesato appunto la mancanza di coraggio di dire dei no, di dire dei no. Come dicevo, si insedieranno delle commissioni anche d'inchiesta che faranno una valutazione su tutto quello che è accaduto sul sistema creditizio sammarinese e di conseguenza anche su quello che riguarda appunto accaduta sulla cittadinanza. Ma io ancora oggi devo capire chi perora la causa di chi, perché nel momento in cui
Ci siamo sempre lamentati, no? Ci si è sempre lamentati negli anni scorsi di una non comunicazione dell'istituto quale è Banca Centrale. Oggi Banca Centrale fa dei comunicati, ripeto, io non sposo nessuno, però va dato merito, e ovviamente andrà criticato nel momento in cui ci sarà da criticare, va dato merito che Banca Centrale sta utilizzando una comunicazione anche massiva e anche rivolta alla cittadinanza che prima non c'era. Ora, se Banca Centrale scrive pochi giorni fa: Banca Centrale della Repubblica di San Marino comunica di aver venduto anche a secondo titolo Demeter con scadenza 20 gennaio 2021. La vendita ha consentito a Banca Centrale di riacquisire la disponibilità dell'intera somma investita nel mese di luglio 2017 quando, in difformità della regolamentazione interna, venne bloccato circa il 70% dell'intero patrimonio di Banca Centrale in titoli illiquidi per complessivi 43 milioni di euro. Non credo che ci sia da disquisire su quello che c'è scritto in queste poche righe, ma, è quello che domando anche all'Aula, devo capire in realtà chi sta giocando la partita di chi, perché se è difficilmente interpretabile una comunicazione che, se, dal mio punto di vista, non sono quasi mai entrato in Banca Centrale se non per altre motivazioni anche istituzionali nella precedente legislatura, ma presumo che un organismo così delicato e che si deve raffrontare, deve far affrontare anche il Paese di fronte agli organismi similari, faccia una comunicazione del genere, è di difficile interpretazione quello che hanno scritto. Bene, oggi il solito giornalista, non so che battaglia stia facendo, io la posso ipotizzare ma non ho voglia di dargli più di tanto peso, però dice che a fronte di quella comunicazione istituzionale, dice, si comunica oggi quando, si comunica oggi della vendita, quindi oggi, due giorni fa, quando fa più comodo e quando è il momento più propizio. Io credo che qui bisognerà fare un'analisi di quello che è stato. O il giornalista ha delle fonti differenti, dice e cita il consigliere Morganti, che lo avrebbe detto ieri in conferenza stampa. Allora ditelo. Perché qualcuno qui sta valutando il fatto che da un'operazione di sciacallaggio finanziario qualcuno avrebbe avuto un vantaggio a livello politico. Allora usciamo dagli schemi, usciamo dalla zona di comfort. Qui la zona di comfort prevede semplicemente di andare a mettere in salvaguardia quello che c'è, quello che è rimasto. Poi immagino, e mi rivolgo a chi era presente nei CCR della scorsa legislatura, immagino che dei titoli di Demeter si sia parlato nei CCR istituzionalizzati, quindi previsti dal regolamento di Banca Centrale, ed in quelli anche allargati dell'ultima parte della legislatura. Lo chiedo guardando anche l'ex segretario alle finanze Eva Guidi. Quindi io immagino che di Demeter, cara Guidi, si sia parlato anche nei CCR istituzionalizzati e in quelli allargati, proprio perché avevate capito che forse era necessario condividere, certo, non per stare in trincea. Allora, usciamo anche qui dalla mentalità falsa e bigotta di quest'aula consigliare, che ci ha portato sempre allo scontro. Se qualcuno ha manifestato ciò che poi è avvenuto, che c'è stato un vero attacco di sciacalli finanziari su San Marino, con la compiacenza di persone sammarinesi e non che ricoprivano incarichi in organismi importanti. Se è entrato con forti, qualcuno gliel'avrà permesso, in sintesi. Non entrano da soli. Allora bisognerà fare una ricostruzione di quello che è accaduto. Bene, io immagino che in quei CCR allargati ci sia parlato anche di questo. Allora smettiamola di venire qui a dire che eravamo in trincea, perché noi le segnalazioni da opposizione ve le abbiamo portate, io vi ho invitato a fare altrettanto in questa legislatura, proprio per la collaborazione, perché qui siamo rappresentanti dello Stato, non rappresentanti di partito. A maggior conto, e qui passa sempre in sottotraccia, vi invito a leggere, e l'ho fatto io ieri per un mio sfizio personale, andatevi anche a rileggere tutti i report annuali che fa l'Agenzia di Informazione Finanziaria. Sono poche pagine, sono scritte benissimo e evidenziano dal 2015 al 2018, quella del 2019 deve essere ancora depositata, cosa
c'è stato su San Marino, in maniera molto sintetizzata, molto sintetica. Ci sono state segnalazioni per possibili favoreggiamenti al terrorismo. Ci sono state un sacco di segnalazioni che poi sono scaturite in quei processi in cui qualcuno ancora oggi dice che questa maggioranza vuole fermare e vuole fare la guerra al Tribunale. Io devo capire ancora lui se la guerra la deve fare col suo cervello o sta o è pagato lautamente da qualcuno per tenere ancora quelle o fare passare certi concetti. Qualcuno qua ha detto, e chiudo la questione dei titoli de Meter, ha tirato fuori la questione del fondo monetario, chiedendo che visione ha il governo. Beh, signori, il governo si è insediato 6 giorni fa. Chiedete quali sono le linee di indirizzo del governo. Vorrei evitare di fare l'idea che il governo porterà al fondo monetario, avere un'idea di cosa porterà il governo al fondo monetario. Allora, non siamo, almeno i nostri rappresentanti, non sono degli scavezzacollo. Sono persone talmente realiste. E a me stupisce che oggi chi ha portato una situazione economica del genere pretenda indietro alcune risposte a domande che loro stessi hanno creato. Chi ha chiesto il finanziamento di 55 milioni a Banca Centrale, consigliere Renzi? Chi l'ha chiesto? Chi l'ha chiesto? L'avete fatto voi come esecutivo? È vero che il Fondo Monetario oggi, nel report, probabilmente lo ridirà anche in questi giorni, ma è vero anche che lo ha fatto precedentemente, ha chiesto contezza di quei 55 milioni di euro. Ma venire qui in aula e chiedere al governo come farà per andare a chiudere quella cosa che avete aperto voi, proprio per non aver saputo dire dei no quando era il momento di dire dei no, quando il gruppo di sciacalli finanziari è entrato a San Marino. Fa sorridere e fa venire rabbia, perché sostanzialmente noi non vogliamo aver ragione. Però è evidente il fatto che oggi la maggioranza è quella, tutto sommato, che vi ha contestato alcune scelte, fra cui chiudere un istituto bancario, fra cui chiudere un bilancio a meno 534 milioni di cassa di risparmio, fra cui fare delle scelte inopinate anche in altri ambiti, e oggi voi venite a chiedere a noi come ci dobbiamo comportare. Io l'ho detto l'altra volta, ovviamente non sono segretario di Stato, immagino che la loro situazione sia quella di capire. Poi usciamo da questo fraintendimento, arriva il Fondo Monetario, arrivano quelli che non volevano il Fondo Monetario. Il Fondo Monetario va ascoltato. Qualcuno ha detto, dirà le solite ricette, probabilmente lo farà. Ma non siamo, noi in questo caso ci corre dietro il fatto di avere anche una rappresentanza giusta con certi organismi. Poi che le linee che dettano siano quasi sempre le solite è un altro paio di maniche. Io ho sempre detto che se vogliamo collaborare col Fondo Monetario, il Fondo Monetario fa delle proposte e noi tout court non le possiamo accettare, per ovvie ragioni. Esattamente come mi viene da dire quello che proponeva la Commissione europea sul negoziato di entrata a San Marino nel settore della, appunto, dell'Europa. Non possiamo, noi abbiamo delle peculiarità che devono essere nostre. Allora, io sono assolutamente consapevole del fatto che questo clima, non dico di collaborazione, perché la collaborazione va strutturata e devono essere i due attori a volerla la collaborazione, se si tratta di due. Ma certamente un clima di informazione, quella che voi avete negato, avete continuamente negato nella scorsa legislatura, non solo alla politica, ma anche alle parti sociali, alle parti datoriali, alla cittadinanza. Vi ricordate che a marzo del 2017 Celli, il vostro Celli, andò pubblicamente nella sala Montelupo di Domagnano a dire che non c'era carenza di liquidità? È follia pura! È follia pura, e io rimarco ancora il fatto che quella follia pura era ampiamente studiata a tavolino da parte di qualcuno, per creare il panico, per dare il via libera alle scelte che da lì a poco sono avvenute. Questa, eccellenza, è più o meno quello che volevo dire. Ripeto, noi siamo disponibili e abbiamo la responsabilità.